10.000 morti nell'RSA Lombarde. Quindi è vero che nell'RSA in tutto il mondo c'è stato il maggior numero di morti, ma un numero come quello della Lombardia non ha paragoni in nessuna parte del mondo. Questo, diciamo, è stato il capolavoro di stupidità di un'amministrazione che non si è mai dimostrata all'altezza della situazione. Mi sembra che il sistema sia, come dire, si avviti su se stesso, e questo è il sistema delle nomine politiche. Dati Istat restituiscono una Lombardia con un'eccedenza di morti pari al 185% rispetto a quelle del quinquennio precedente, mentre l'Istituto Superiore di Sanità ci fa sapere che nelle RSA della Lombardia sono morti 4-5 volte di più di anziani rispetto a regioni che sono paragonabili alla nostra, come il Veneto. Sicuramente c'è stata un'impreparazione sul piano politico. Questa credo che sia risultata subito evidente a tutti, perché si è partiti immediatamente con le difficoltà, ricorderete, legate alla mancanza di dispositivi di protezione individuali. Questa cosa negli ospedali ha prodotto un risultato disastroso, perché gli operatori sanitari sono diventati il vettore del contagio all'interno degli ospedali. Peggio ancora è andata all'RSA, non solo per la carenza di dispositivi di protezione individuale, ma sono state lasciate al margine anche perché il sistema lombardo dell'RSA, per come è stato pensato, strutturato negli anni, è assolutamente fuori controllo. Li ho dati in mano a soggetti privati che fanno della speculazione il centro della loro attività, con lavoratori precari, tutti in mano alle cooperative, che come sappiamo spesso sono dei propri covi di malaffare, 12-13 mila morti nell'RSA Lombarde. Quindi è vero che nell'RSA in tutto il mondo c'è stato il maggior numero di morti, ma un numero come quello della Lombardia non ha paragoni in nessuna parte del mondo. Dalla folle delibera dell'8 marzo della regione Lombardia, con la quale si autorizzava il trasferimento dentro l'RSA di pazienti provenienti dagli ospedali. Questo, diciamo, è stato il capolavoro di stupidità di un'amministrazione che non si è mai dimostrata all'altezza della situazione, e che ha indubbiamente favorito per le strutture RSA che hanno accettato l'innalzarsi del numero dei decessi. All'inizio di questa epidemia le strutture private non hanno avuto nessun ruolo, malgrado Gallera si sia affannato poi a un certo punto a dire no, cioè, le strutture private ci hanno dato una grande mano. Questo non è vero, le strutture private si sono attivate o quando il Covid è entrato all'interno delle strutture, o solo dopo che sono stati stipulati i patti con le regioni, dai quali venivano stabiliti i prezzi per le prestazioni. Dai 1.200 a 1.700 euro al giorno per un posto in terapia intensiva, 700, tra i 700 e gli 800 per un posto in subintensiva, e 250 euro al giorno per un posto ordinario. La Lombardia formigoniana in questa logica ha sguazzato, perché ha trovato il suo ambiente naturale, quello che era un comitato d'affari. Lo testimoniano i fatti, lo testimoniano tanti arresti illustri, da Formigoni a Mantovani, a Rizzo, no? Tutta gente che è stata condannata per la corruzione, mettendo al centro dell'agire non la salute, perché al centro della sanità ci deve stare la salute. La sanità è uno strumento che serve a garantire la salute dei cittadini. Quando tutto questo si è spostato verso invece il profitto e i guadagni, è chiaro che il sistema è crollato. Quando c'è stato bisogno di avere posti in terapia intensiva, che erano gli stessi posti che avevano tagliato negli anni precedenti, stupidamente siamo andati a cercarli dove? Nelle fiere, negli ospedali da campo, no? Mentre i posti letto c'erano e bastava fare delle politiche per recuperare i posti letto, il personale, quindi per recuperare risorse alla sanità. Noi tempo fa abbiamo invitato in modo, come dire, anche pubblico i due direttori generali dell'RSA più grandi d'Italia ad uscire allo scoperto per dire cosa non ha funzionato all'interno del sistema dell'RSA, denunciare tutta una serie di carenze della regione. Perché non l'hanno fatto? Non l'hanno fatto io temo e credo per una ragione molto semplice: il fatto che le nomine dei direttori generali, Lombardia funziona così, sono tutte esclusivamente nomine politiche, e quindi sfido chiunque a
contrapporsi alla regione che ti ha nominato anche di fronte a una cosa storica, come dire, che ha una portata così devastante. Mi sembra che il sistema sia, come dire, si avviti su se stesso, non riesca mai a produrre risposte che facciano fare un salto in avanti alla Corte. E questo è il sistema delle nomine politiche. Siamo stati spesso con 300-350 operatori ammalati, anche 400 operatori ammalati contemporaneamente. 400 su circa 950 che si occupano dell'assistenza. Un numero pazzesco. Allora vuol dire che questa cosa non ha funzionato, perché ancora oggi i dipendenti non sono stati tamponati. Ma com'è possibile? Sarà importante capire sui test come la regione si muoverà rispetto ai tanti laboratori analisi privati, no? La regione Lombardia ha fatto una scelta diversa rispetto alle altre regioni. Questa scelta è avvenuta attraverso una gara che ha avuto esiti, come dire, immediatamente contestati dai concorrenti, perché c'erano diverse ditte che hanno partecipato, e una di queste ha fatto ricorso al TAR. TAR sta per emettere una sentenza definitiva, ma ha già fatto sapere che ha ravvisato elementi dubbi e sospetti nell'affidamento di questa ditta.